Oggi ci troviamo qui nel banco per fare delle prove tecniche su un furgone Renault 1500 TCI di 90 cavalli con 0 km ancora da immatricolare. Cercheremo di vedere i cavalli che ha all'origine il motore, monteremo un olio e vediamo se riusciamo con olio e additivi a migliorare le prestazioni. Poi andremo a fare un altro test su sempre un motore 1500 TCI, però 75 cavalli, che ha già percorso 3500 km. Rileveremo la potenza al banco, sostituiremo l'olio e vediamo se riusciamo a ottenere dei miglioramenti con olio e additivi. Quindi partiamo per la prova. Grazie. Alzeremo il veicolo e sostituiremo il lubrificante e vediamo. Sostituito il filtro dell'olio
e adesso la rialziamo per far defluire l'ultima parte anche dell'olio, che abbiamo notato a 3.500 km era molto nero, molto sporco, e questo ci ha un po' colpito. Quindi adesso alziamo. La rimanenza dell'olio dopo la sostituzione del filtro. Come notiamo, è molto sporco in così pochi chilometri. Abbiamo portato a livello il cambio, vediamo che goccia e richiudiamo il tappo. Ok. Ora andremo a inserire l'olio e l'additivo nel motore. Ora andremo a inserire il nostro additivo alle nanotecnologie nel motore, la nuova formula 2014. Thank you.
Ora infine inseriremo la nostra targhetta. Anche su questa vettura, che è una Clio 1500 75 cavalli, nel banco ne abbiamo rilevati circa 79, quindi un buon risultato per un motore Renault, e dopo l'additivazione e la sostituzione dell'olio siamo riusciti ad arrivare a circa 84, quindi un ottimo risultato, tenendo presente la macchina aveva percorso 3500 km. E come abbiamo visto l'olio insomma sembrava abbastanza sfruttato, almeno all'impatto visivo. Sicuramente il risultato è più che accettabile, noi ci riteniamo soddisfatti. Grazie e al prossimo test con Prime e Blue.